Ciao a tutti! Speriamo che abbiate voglia di esplorare alcune misteriose scoperte archeologiche, perché ne abbiamo molte da mostrarvi. Ci sono così tante lacune nella nostra conoscenza delle persone e dei luoghi che ci hanno preceduto, che è inevitabile che a volte ci imbattiamo in oggetti, manufatti e persino interi luoghi che sconcertano i nostri migliori esperti. E alcuni dei migliori esempi di questo sono in questo video. Iniziamo! Tomba di mattoni di 1400 anni. Andiamo in Vietnam, dove è stata scoperta una tomba di mattoni vecchia di 1400 anni nella provincia di Hai Inh del paese nel marzo 2022. Le tombe antiche non sono esattamente scoperte rare in Vietnam, ma tombe costruite in questo modo sono quasi sconosciute. È a forma di arco e costruita con mattoni cotti di varie dimensioni ed è stata scoperta per caso mentre i lavoratori scavavano un cantiere di costruzione per l'irrigazione. Gli archeologi professionisti sono stati chiamati sul luogo della scoperta e sono stati rapidamente in grado di confermare che si tratta di una tomba Han antica, probabilmente costruita durante l'era della dinastia Sui Tang cinese. Un'altra tomba insolita, che aveva la forma di una barca, è stata trovata molto vicino a questo luogo nel 1996. Anche quella era una sepoltura unica nel suo genere. La mancanza di tombe simili nella regione è un promemoria che i vietnamiti moderni sanno quasi nulla delle tradizioni funerarie antiche vietnamite e che c'è molto più ricerca da fare su questo fronte. Per quanto riguarda questa tomba, sappiamo che è stata costruita per un singolo occupante, ma probabilmente non sapremo mai l'identità dell'occupante. Dopo così tanti anni sottoterra, purtroppo non è rimasto nulla di loro. Sepoltura del cuore. C'era un tempo in cui era consuetudine in alcune parti del mondo rimuovere il cuore umano dal corpo dopo la morte e seppellirlo separatamente. Queste sepolture di cuori singoli erano note come cardiotafo. Nel 2014 è stato trovato un cardiotafo a Flers in Normandia in Francia e fu portato per un'autopsia. Il sito della scoperta era un tempo una chiesa parrocchiale con un cimitero e la sepoltura del cuore era all'interno di una delle due volte in muratura. Le identità delle persone sepolte nelle volte non sono note, ma si pensa che siano state sepolte durante il XVII secolo. In Francia, le sepolture del cuore erano generalmente riservate all'élite sociale, quindi chiunque fossero queste persone, probabilmente erano una grande cosa. Il cuore all'interno della scatola a forma di cuore era ancora intatto, essendo stato protetto da una strana sostanza marrone granulosa con un odore di menta. L'organo mummificato contiene ancora arterie, ventricoli e camere ventricolari. In breve, qualcuno ha fatto molti più sforzi per preservare questo cuore rispetto a quanto fatto con i resti umani nella volta, che erano scheletrici quando sono stati scoperti. Tomba della regina Moke. Circa 1200 anni fa, il popolo Moke del Perù mise a riposo una donna molto prominente della loro società, con grande riverenza e cerimonia. Nel 2013 la sua tomba è stata riscoperta dagli archeologi moderni nella regione di San José de Moro del paese, non lontano dal fiume Jequetepeque. La scoperta ha cambiato il modo in cui gli storici peruviani pensano ai ruoli che le donne avevano nella società Moke durante l'VIII secolo. Non conoscono il nome della donna, ma pensano che fosse o una sacerdotessa o una regina e non escludono la possibilità che potesse essere entrambe. Quando fu messa a riposo, fu sepolta all'interno di una camera le cui pareti erano dipinte di rosso e speciali recipienti ceramici cerimoniali erano collocati all'interno di nicchie nelle pareti. I corpi delle sue assistenti femminili furono sepolti con lei, insieme a 5 bambini. In modo raccapricciante, è molto probabile che le assistenti e i bambini fossero stati sacrificati come parte del rituale funebre. Questa è l'ottava donna di alto rango scoperta sepolta a San José de Moro dal momento che gli scavi sono iniziati lì nel 1991, indicando che le leader femminili o le alte sacerdotesse non erano anomalie tra i Moke. Trattamento egiziano. Gli antichi egizi erano pionieri nel campo medico. Oltre ai loro avanzati processi di mummificazione, erano anche capaci di effettuare interventi chirurgici al cervello. Non si può dire lo stesso della maggior parte delle civiltà del mondo antico. A metà del 2020 abbiamo scoperto che possiamo anche aggiungere la ginecologia alla loro lista di capacità.
Questo arriva dopo che gli scienziati hanno identificato segni di trattamento ginecologico su una mummia del Medio Regno, che è stata trovata in un pozzo di sepoltura a Kubbet el Hawa ad Aswan nel 2017. Durante i test, gli esperti sono stati in grado di confermare che morì circa 3.900 anni fa. Un esame osteologico del suo corpo ha identificato un bacino fratturato, un infortunio che probabilmente fu abbastanza grave da renderla sterile. Dai testi medici di quell'epoca sappiamo che le fumigazioni erano considerate il miglior trattamento per la sterilità e i problemi ginecologici all'epoca. Quando fu trovata, c'era una coppa tra le sue gambe. L'analisi della coppa ha rivelato che conteneva i resti bruciati di un materiale organico noto per essere stato utilizzato nel processo di fumigazione. Sembra che i medici stessero ancora tentando di trattare la sua sterilità e morte, forse affinché potesse avere figli nell'aldilà. Prima di continuare, vorrei chiedervi di iscrivervi al canale. Non costa nulla. Insieme siamo più forti. Macchina da scrivere antica. Un'operazione di pulizia nel Mar Baltico nel 2019 ha portato alcuni risultati inaspettati con la scoperta di una macchina cifrante Enigma della Seconda Guerra Mondiale. I subresponsabili della scoperta erano fuori per recuperare reti da pesca abbandonate che rappresentavano un pericolo per la vita marina nella baia di Gelting in Germania, quando si sono imbattuti nel raro manufatto. Inizialmente pensavano che fosse solo una vecchia macchina da scrivere arrugginita, finché qualcuno con maggiori conoscenze non l'ha esaminata. La macchina era in condizioni molto povere quando è stata riportata in superficie, ma gli esperti credono ancora che possano restaurarla abbastanza perché possa essere esposta in un museo. È probabile che il dispositivo sia stato gettato fuori bordo da una nave da guerra tedesca negli ultimi giorni della guerra. I tedeschi andarono ancora a lunghezze straordinarie per impedire che le macchine Enigma cadessero nelle mani degli alleati, anche in quella fase, perché non sapevano che il matematico britannico Alan Turing aveva già decifrato il codice nel 1941. Da quel momento in poi, gli alleati conoscevano in anticipo i movimenti più significativi dei tedeschi e il corso della guerra cambiò. Il tesoro di Galloway. Nel 2014, la più grande collezione di tesori dell'età vichinga mai trovata nel Regno Unito è stata scoperta per caso a Galloway in Scozia. È ora conosciuta come il tesoro di Galloway. Non tutti gli artefatti preziosi che componevano il tesoro erano al meglio della loro forma quando sono stati estratti dal terreno dopo una lunga sepoltura, quindi pulirli è stato un processo lungo, lento e delicato. Nel dicembre 2020 abbiamo visto uno dei risultati più spettacolari di quel processo. Si tratta di questa bellissima croce anglosassone d'argento che ora appare altrettanto splendente come il giorno in cui fu realizzata 1000 anni fa. In base alla qualità del pezzo, gli archeologi credono che sia stata realizzata per un alto ecclesiastico o un membro di una famiglia reale. La trasformazione è incredibile se si considera l'oggetto coperto di ruggine arancione scuro che era quando è stato estratto dal terreno. I simboli sui quattro bracci, che rappresentano Matteo, Marco, Luca e Giovanni, non erano nemmeno visibili allora. Erano un dettaglio che il team di restauro è stato lieto di scoprire quando ha lavorato sul pezzo. Beh, dovremo aspettare e vedere come appaiono gli altri quando saranno puliti prima di poter dire con certezza. Stazione commerciale vichinga. Nel luglio 2020, uno studente di archeologia norvegese, durante una visita sul campo con il suo tutor, ha scoperto la prima prova di una remota stazione commerciale vichinga nel paese. Una scoperta che ha costretto gli storici norvegesi a riconsiderare la storia dell'età vichinga della loro nazione. L'esistenza della stazione precedentemente sconosciuta a Tjeldsund è testimoniata da monete, gioielli, argento, oro e manufatti provenienti dall'Asia, dalla Finlandia e dalle isole britanniche. Ci sono anche alcune monete arabe sul sito, che sottolineano ulteriormente quanto i vichinghi viaggiassero e commerciassero lontano e ampio. Il nord della Norvegia non è tradizionalmente considerato un centro di attività vichinga, eppure questo era chiaramente un importante centro commerciale durante il IX secolo. Ci sono prove di centri agricoli e di pesca vichinghi altrove nel nord della Norvegia, ma tendono ad essere più a ovest e sono arrivati molti anni dopo. Questo nuovo sito, noto come Santorg, diventa quindi il luogo di commercio più antico conosciuto in tutto il nord del paese. E l'intera storia del comportamento commerciale vichingo nella regione deve essere rivalutata.
Potrebbe anche essere il caso che i Vichinghi, che in seguito popolarono la Francia e le isole britanniche, partirono da qui. Mummie urlanti. La mummificazione era il modo degli antichi egizi di porre i defunti a riposo eterno pacificamente e con dignità. Allora perché alcune mummie sembrano essere andate nella tomba urlando? La mummia urlante più nota al mondo è Meritamun, una principessa che sembra aver trascorso gli ultimi migliaia di anni urlando in terrore molto tempo dopo la sua morte, con la bocca spalancata e la testa inclinata all'indietro. Una scansione dei suoi resti suggerisce che sia deceduta a causa di un attacco di cuore. Questo potrebbe spiegare perché sembra essere indolore, ma gli imbalsamatori di solito correggono questo problema durante il processo di mummificazione. Pentawer, il figlio di Ramses III, è anche una mummia urlante notevole. Pentawer è morto per impiccagione piuttosto che per arresto cardiaco, quindi la teoria dell'attacco di cuore sembra essere esclusa. Una possibile spiegazione è che Meritamun non sia stata trovata fino a diverse ore dopo la sua morte, momento in cui si era già instaurata la rigidità cadaverica e la sua mandibola si era bloccata. Un'altra possibilità è che le bende attorno alla sua mandibola non fossero avvolte abbastanza strette e quindi si sia aperta dopo che fu sepolta. Nessuna delle spiegazioni è completamente soddisfacente, quindi il mistero continua. 150 lapidi. Nell'agosto 2020, gli operai edili hanno scavato la piazza del mercato di Leżajsk, nel sud-est della Polonia. Facendo ciò, hanno scoperto i resti rotti di più di 150 lapidi ebraiche. Gli esperti in Polonia ritengono molto probabile che le lapidi siano state deliberatamente profanate dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale, dopodiché sono state ricoperte di asfalto e poi dimenticate. Questa è la più grande scoperta di mitzvah saccheggiati nella storia polacca. Prima dell'inizio della guerra, Leżajsk ospitava una delle più grandi comunità ebraiche della Polonia, essendo stata considerata una città essenzialmente ebraica fin dall'inizio del XVI secolo. Quando i nazisti arrivarono in Polonia, la città fu quasi annientata. La maggior parte delle 1500 persone che vivevano qui furono portate nella zona di occupazione sovietica, nel campo di sterminio di Belzec o nel ghetto locale. Ironia della sorte, seppellire le lapidi sotto la sabbia e l'asfalto è il motivo per cui la loro doratura originale, le lettere dipinte e i rilievi sono ancora in così buone condizioni. L'iscrizione su una delle pietre più grandi si traduce come il bene crea, il male distrugge. Dai loro frutti li riconoscerete. Sembra stranamente appropriato. Il relitto del Rusvik. Nel 2018, un team di subacquei e archeologi ha finalmente recuperato tesori dal relitto del Rusvik al largo della costa meridionale dell'Inghilterra, eppure non sanno ancora esattamente cosa hanno trovato. Le concrezioni di ruggine che avvolgono i tesori sono così spesse che è impossibile sapere cosa c'è dentro. Sperano che un nuovo progetto di raggi X ad alta tecnologia, che doveva iniziare alla fine del 2020, possa aiutarli a fare luce sulla questione. La nave olandese affondò vicino alla costa del Kent nel 1940 e si sapeva che trasportava un pesante carico di monete d'argento, di tale e gioielli quando affondò. Quando i raggi X chiariranno finalmente la questione di cosa si trova sotto la ruggine, gli storici sperano che confermeranno una teoria che hanno sul contrabbando. Importare monete britanniche a Batavia, la destinazione della nave nelle Indie orientali, era illegale all'epoca dell'affondamento perché si temeva che la valuta destabilizzasse l'economia locale. Nonostante ciò, si pensa che i viaggiatori britannici praticassero piccoli fori nelle loro monete e poi cucissero le monete nei loro abiti per evitare il rilevamento. Se i fori appaiono sui raggi X, la teoria sarà validata. Tuttavia, è strano che siano passati 4 anni e non abbiamo ancora sentito il risultato. Leone antico. Nel settembre 2020, gli operai edili a Phnom Penh, in Cambogia, stavano lavorando duramente sul sito di una nuova stazione di pompaggio dell'acqua quando si sono imbattuti in un antico leone di pietra Khmer. La bestia di pietra era spezzata in 2 pezzi quando è stata trovata e era stata sepolta in profondità. Quando gli operai la scoprirono, erano a più di 3 metri sotto il livello stradale. È possibile che il leone sia collegato al vicino tempio Wat Phnom, poiché è simile nel design alle statue di leoni che custodiscono la principale stupa e la pagoda del tempio,
Ma c'è un problema con questa teoria. Il tempio non sembra mancare di statue e anche se fosse così, questa è molto più grande. Gli storici in Cambogia hanno ipotizzato che un tempo ci fosse una grande struttura religiosa accanto al tempio, ma l'edificio fu distrutto molto tempo fa e la statua del leone fu sepolta. Il tempio fu costruito nel 1372, quindi è probabile che il leone sia stato realizzato nello stesso periodo, ma poiché è così difficile per gli scienziati determinare l'età degli artefatti di pietra, non c'è modo di saperlo. Offerte Inca. Il lago Titicaca è considerato bellissimo da chiunque lo veda, ma per gli antichi Inca era sacro. Da un punto di vista pratico, forniva loro risorse naturali, ma aveva anche un ruolo cruciale nella loro mitologia. Credevano che la coppia divina Manco Capac e Mama Oclo emergessero dall'isola del Sole nel mezzo del lago e fondassero la capitale Inca di Cusco sul bordo del lago come dedica a quella credenza. Alcuni studiosi credono addirittura che considerassero l'intero lago come una divinità. Scrittori spagnoli del XVI secolo notarono che gli Inca navigavano sul lago su zattere per gettare offerte nell'acqua, e nell'agosto 2020 abbiamo trovato una di queste offerte. È una scatola di pietra che è stata gettata nel lago circa 500 anni fa e si è incastonata nel sedimento. Quando è stata aperta dagli archeologi, è stata trovata a contenere una piccola statuina di lama o alpaca fatta di conchiglia e un piccolo foglio d'oro che potrebbe essere una replica dei tipi di braccialetti indossati dai nobili Inca dell'epoca. È probabile che chiunque abbia lasciato questo deposito sperasse in una stagione di allevamento di lama di successo. Speriamo che abbiano ottenuto il loro desiderio. Enigma di Varadus. Tra le verdi montagne della Slovenia, un gruppo di archeologi ha fatto una scoperta affascinante, l'antica città perduta di Varadus. Nascosta per secoli tra le colline e le foreste dense, Varadus è un impressionante complesso di rovine che include un gigantesco labirinto di pietra nel cuore della città. Questo labirinto, conosciuto come l'Enigma di Varadus, è circondato da terrazze a livelli che un tempo servivano come aree di coltivazione e residenza per i suoi abitanti. La struttura più intrigante di Varadus è un grande portale di pietra, situato sul pendio di una montagna, che si crede fosse l'ingresso principale della città. Questo portale, che ha resistito alla prova del tempo, è adornato con iscrizioni enigmatiche che gli esperti stanno ancora cercando di decifrare. Si crede che il labirinto fosse usato in rituali religiosi o come una prova di saggezza e coraggio per i giovani della città. La scoperta di Varadus getta nuova luce sulla storia della regione e promette di rivelare segreti che potrebbero cambiare la nostra comprensione delle antiche civiltà europee. Mentre i ricercatori continuano a esplorare e studiare il sito, il mondo attende con ansia ulteriori rivelazioni di questo enigmatico e splendido sito archeologico. Ci piacerebbe sapere cosa ne pensate di questo misterioso argomento, quindi fatecelo sapere nei commenti. Enigmatico imbracatura di bronzo. Durante l'età del ferro, circa 2500 anni fa, qualcuno smontò i pezzi di un'imbracatura per cavallo, li avvolse in foglie, li mise dentro una borsa di pelle e li seppellì a Torun, in Polonia. Nell'ottobre del 2020, la borsa e il suo contenuto furono finalmente riscoperti dagli archeologi. A parte il viraggio al verde, i pezzi di bronzo finemente decorati sono sopravvissuti al passare dei secoli senza danni. La briglia era stata smembrata in 150 pezzi separati prima di essere sepolta. Gli archeologi e gli storici non riescono a spiegare perché ciò sia stato fatto. Se l'intenzione era di tornare a prendere la briglia, perché smembrarla quando avrebbe potuto essere sepolta intera? Anche se non c'era mai stata alcuna intenzione di tornare a prenderla, smembrarla e avvolgerla in foglie, deve sicuramente essere stato un tentativo deliberato di preservarla e proteggerla. Non sapremo mai le risposte a queste domande. L'imbracatura è di un tipo noto per essere stato usato dai nomadi sciti, che di solito seppellivano le cose solo se stavano realizzando una tomba. Una possibile spiegazione è che i materiali grezzi dell'imbracatura contenessero metalli senza valore, che potevano essere fusi e utilizzati per qualcos'altro. Ma ciò non spiega ancora perché fossero sepolti e poi abbandonati. Spille per donne scandinave. Durante il VI, VII e VIII secolo, il culmine della moda per le donne in Scandinavia era indossare una spilla a disco con arco.
Questi bellissimi pezzi di gioielleria erano intricatamente dorati e mostravano gemme di granato rosso raccolte a mano da luoghi lontani come l'India e lo Sri Lanka. Sappiamo che le spille erano esclusivamente indossate dalle donne perché sono state trovate solo nelle tombe femminili. Potrebbe esserci stato di più nell'indossare questi accessori rispetto al semplice desiderio di apparire bene, però. Ci sono segni che alcune di esse sono state indossate continuamente per più di un secolo, suggerendo che venivano tramandate di generazione in generazione da una donna all'altra. Alcuni esperti hanno ipotizzato che i complessi modelli e le immagini incise nelle spille potessero addirittura contenere informazioni codificate sulla storia familiare della proprietaria della spilla. Alcune delle spille a disco con arco contengono persino raffigurazioni di donne che indossano spille a disco con arco, quasi come una versione basata sui gioielli del film Inception. Se ci sono informazioni codificate all'interno degli artefatti, gli storici non sono ancora riusciti a decifrare il codice. Tuttavia, ciò non significa che non esista. Tubi di terracotta. Non c'è sito archeologico in India attualmente più emozionante di quello a Keladi nel Tamil Nadu, ed è così da diversi anni. Gli scavi nel vasto e complesso sito sono in corso, ma nell'ottobre del 2019 gli esperti che lavoravano alla quinta fase degli scavi hanno scoperto una disposizione confusa di tubi di terracotta, disposti uno sopra l'altro orizzontalmente. È stato ipotizzato che i due gruppi di tubi potrebbero essere stati utilizzati per diverse utilità, ma ciò deve ancora essere dimostrato. Ci sono in totale 10 tubi di terracotta, il gruppo inferiore dei quali forma un'unica conduttura coesiva che potrebbe essere stata utilizzata per trasportare acqua protetta. Questo è un altro modo di dire che potremmo essere di fronte a una conduttura fatta appositamente per l'acqua santa. Le condutture terminano con piatti a forma di coperchio forati, che potrebbero essere stati intesi per impedire a rettili o altri animali di entrare negli edifici attraverso i tubi. Keladi ha continuato a fornire artefatti affascinanti da questa scoperta del 2019, inclusa una collezione di antiche pugnali. Si ritiene che il sito abbia circa 2600 anni e continuerà ad essere scavato per almeno un altro decennio. Tomba vichinga. Le scoperte vichinghe non sono esattamente rare in Norvegia, ma è raro trovare esempi sopravvissuti di tessuti vichinghi. Di solito si decompongono molto tempo prima che gli archeologi mettano le mani su di essi. Questo è ciò che rende così speciale il prossimo ritrovamento. Si tratta di un tessuto vichingo di lana ricamata e ha più di 1000 anni. Il prezioso ritrovamento è stato scoperto all'interno della tomba insolita di una donna a Esnes, in Norvegia, durante un progetto di scavo archeologico a metà del 2020. Si pensa che sia stata sepolta a metà del IX secolo. Gli unici altri tessuti vichinghi sopravvissuti conosciuti provengono dalle tombe di individui ricchi in Danimarca, quindi questa è una prima in Norvegia. Chiunque fosse questa donna, era anche sepolta con una spilla a tre lobi che assomiglia a una tartaruga e diverse centinaia di perle. Era chiaramente qualcuno di grande importanza. Fare vestiti era un processo lungo e difficile durante l'epoca vichinga, e quindi era più comune che i vestiti venissero tramandati dai genitori ai figli piuttosto che sepolti in questo modo. Seppellire questa donna con i suoi vestiti era effettivamente dire che nessun altro meritava di indossare i suoi abiti, un altro segno di rispetto. Antica iscrizione su vaso. Scrivere frasi generiche sugli oggetti casalinghi nella speranza che rendano l'oggetto o la casa in cui si trovano più interessanti è un'irritazione dell'epoca moderna, ma non è un'abitudine moderna. Se la frase spesso ripetuta «viviri di ama» ti infastidisce, risparmia un pensiero per chiunque abbia pensato che fare questo vaso fosse una buona idea durante il IV secolo. È stato scoperto da archeologi in una necropoli antica ad Autun in Francia nel novembre del 2020. Il messaggio inciso sulla sua superficie si traduce in «vivi nella felicità» o «vivi felicemente». È un peccato che il messaggio sia così basilare, perché il vaso è raro e bellissimo. È un vaso diatretico ed è l'unico vaso completamente intatto del suo genere mai trovato in quello che una volta era il territorio romano della Gallia. Anche contando quelli che sono stati scoperti in pezzi, solo 10 vasi diatretici sono mai stati trovati. Questo è il primo dal 1970. Gli antichi romani erano anni luce avanti a tutti gli altri nel mondo quando si trattava di lavorazione del vetro, e artefatti come questo servono come prova di quel fatto.
Mistero del rituale del tacchino. Anche l'artefatto più umile può diventare affascinante quando si ascolta la storia su di esso. Questa coperta indiana Pueblo, realizzata più di 800 anni fa, una volta presentava più di 11.000 piume di tacchino, e gli esperti credono che i tacchini fossero ancora vivi quando le loro piume venivano strappate. Dopo aver strappato le piume ai tacchini, non li mangiavano. Invece, sembra che gli indiani Pueblo a volte tenessero i tacchini per tutta la vita dell'uccello e poi li seppellissero insieme in un rituale che non comprendiamo. Anche se oggi si mangia il tacchino, all'epoca non si mangiava il pollame. Infatti, si pensa ora che abbiamo iniziato a mangiarli per disperazione alla fine del XII secolo a causa di una carenza di cervi. Prima di ciò, erano trattati come ospiti domestici. Probabilmente ci sarebbero voluti circa 10 tacchini per fare questa coperta, ma le piume sarebbero state strappate durante i periodi di muta, quindi il processo non avrebbe causato loro dolore. I tacchini sarebbero poi stati tenuti, nutriti e curati, fino a quando non avrebbero ricresciuto più piume, così che più coperte potessero essere fatte. Un tempo erano una fonte di riscaldamento e abbigliamento, non di cibo. Scoperta di una nave vichinga. Esaminiamo una scoperta dell'epoca vichinga proveniente dai cuori vichinghi. Nel dicembre del 2021, archeologi norvegesi hanno confermato la scoperta di una nave vichinga sepolta accanto ai resti di un enorme casale dell'età del ferro a Gjellestad. Credono che il ritrovamento risalga al IX secolo. L'imponente dimensione del casale ha fatto chiedere agli storici se questo potesse essere stato un importante centro vichingo di politica o religione. È lungo quasi 60 metri, rendendolo uno dei più grandi di tutta la Scandinavia. La scoperta è stata fatta per caso durante la creazione di un nuovo fossato di drenaggio. La presenza della nave accanto al casale indica che è il luogo di riposo finale di qualcuno che era considerato molto importante, poiché i funerali con nave erano tra gli onori più alti che i vichinghi potessero conferire ai morti. Gli archeologi hanno a lungo sospettato che Gjellestad fosse un importante centro commerciale per i vichinghi a causa di precedenti scoperte fatte nelle vicinanze. Ma ora sembra probabile che ci fosse di più in ciò che hanno creato qui rispetto a un semplice centro commerciale. Volte metalliche misteriose. La lavorazione dei metalli sembra fosse una specialità nel villaggio polacco di Poniati durante l'XI, XII e XIII secolo. Più di 200 artefatti metallici sono stati scoperti nella regione dagli archeologi, che vanno da sculture religiose a speroni e pezzi di gioielleria. Tuttavia, di tutta la collezione, sono le due facce metalliche a suscitare il maggior interesse. Una di esse, fatta di piombo, mostra un volto umano sorridente con gli occhi chiusi, forse dormendo pacificamente. Molto probabilmente era un sigillo di qualche tipo. L'altra faccia, con la sua espressione sorpresa che è stata paragonata al famoso poster del film Mamma, ho perso l'aereo, è fatta di lega di rame. Si ritiene che potesse essere stata una fibbia per cintura a causa dei fori di montaggio nelle orecchie del volto. Niente di simile è mai stato trovato in Polonia prima o dopo, anche se presentano alcune somiglianze con altre facce ornamentali in metallo trovate nelle terre di confine dell'Eurasia. Gli artefatti sono stati trovati nel 2019 durante la costruzione di nuovi serbatoi di gas, il che ha rivelato la presenza di un insediamento risalente al Medioevo. Ulteriori lavori archeologici sono ora programmati, quindi forse saranno trovate altre facce. Mistero dell'antica perla. Molte antiche culture praticavano l'arte della realizzazione di gioielli con perle, ma non abbiamo mai visto una perla che assomigliasse proprio a questa prima. Non possiamo nemmeno essere sicuri che sia una perla. Sembra più il tipo di palla da croquette che si vedrebbe nel film Alice, nel Paese delle Meraviglie. La bellissima palla blu, che ha un diametro di circa 5 cm, si trova attualmente al Metropolitan Museum di New York negli Stati Uniti, ma proviene originariamente dall'antico Egitto. È la rappresentazione di un riccio arrotolato in posizione difensiva, con zampe, orecchie, muso e persino spine individuali chiaramente visibili. Una crepa lungo l'equatore della palla suggerisce che è stata creata in due metà e poi unite insieme usando il calore. L'artefatto è sorprendentemente ben conservato per qualcosa che è stato realizzato circa 4.000 anni fa. La migliore spiegazione della sua esistenza è che potrebbe essere stata un'offerta votiva del tipo che veniva spesso lasciato nei templi, ma ci sono dei fori in questa che suggeriscono che potrebbe essere stata indossata su un filo,
come un pendente. È un oggetto unico che potrebbe non aver avuto altro scopo che quello decorativo, ma è strano che non ne abbiamo mai trovato un altro simile. Arma di bronzo croata. Gli archeologi in Croazia avevano qualcosa da festeggiare nel maggio del 2020, quando un'antica arma è stata trovata nel Parco Nazionale della Krka. Dicono che questa sia una delle macchula meglio conservate che abbiano mai incontrato. Sono relativamente uniche della Croazia e erano considerate armi d'artiglieria estremamente potenti, secondo gli standard del XVII e XVIII secolo, periodo in cui furono costruite e utilizzate. Si potrebbe paragonare la macchula al mortaio moderno. Questo esemplare particolare è fatto di bronzo ed è stato trovato durante i lavori di conservazione nella foresta nel suddetto Parco Nazionale. La fortezza è molto più antica, risalente al XIV secolo, quindi la scoperta di un'arma del XVII secolo al suo interno è stata una grande sorpresa. La macchula è considerata parte dell'identità nazionale croata. Sono ancora utilizzate oggi nella Sinjska alka, una sorta di torneo di giostre che si tiene ogni anno per celebrare la vittoria di un piccolo gruppo di croati, in netta inferiorità numerica, contro un enorme esercito ottomano nella battaglia nell'agosto del 1715. Ogni volta che un concorrente nell'evento riesce a guidare la propria lancia attraverso il centro di un cerchio di ferro per segnare punti, una macchula viene sparata per segnare il risultato. Questa macchula non verrà mai più sparata, ma sarà un meraviglioso esemplare da museo. Antica scoperta romana. Quando i bambini si annoiano o cercano qualcosa da fare, si rivolgono ai giocattoli. Sebbene l'industria moderna dei giocattoli sia un enorme settore multinazionale, il concetto di produrre giocattoli risale all'alba dell'umanità. Ecco un esempio di quanto sia antico: un giocattolo di topo in pelle scoperto tra le rovine dell'antico forte romano di Vindolanda, vicino al Vallo di Adriano in Inghilterra. Gli archeologi lo considerano vecchio di circa 1900 anni. Questo vecchio pezzo di pelle è lungo solo 12 cm e largo 2 cm, ma è così finemente dettagliato che ha addirittura le marcature del pelo su tutto il corpo. Tuttavia, stiamo forse facendo un salto di logica etichettandolo come un giocattolo per bambini? Forse sì. Il reperto è stato scoperto negli alloggi dell'ufficiale comandante del forte. Ciò implica che l'ufficiale incaricato di una guarnigione romana o si divertisse a giocare con topi giocattolo o avesse la sua famiglia e i suoi bambini con sé all'interno di un complesso militare. Alcuni storici ritengono che fosse più probabilmente uno scherzo pratico, ideato da soldati oziosi per spaventare i loro compagni, piuttosto che un giocattolo. Tuttavia, le truppe romane sarebbero davvero state terrorizzate dai topi dopo tutte le sanguinose e viscerali battaglie che avevano visto? Enigma del vaso a forma di cigno. Gli archeologi sono abituati a trovare vasi e brocche a forma di animale all'interno delle antiche tombe cinesi, ma questo vaso a forma di cigno è arrivato con un enigma che gli esperti non sono ancora riusciti a risolvere. Il vaso, precedentemente intatto, contiene un liquido vecchio di 2000 anni e attualmente non abbiamo idea di cosa sia il fluido. La scoperta è arrivata quasi per caso. È avvenuta quando i lavoratori edili a San Mengxia, nella provincia di Henan, hanno scoperto una tomba precedentemente sconosciuta e hanno chiamato gli esperti per dare un'occhiata più da vicino. Insieme al vaso a forma di cigno hanno trovato anche un elmo di bronzo, una spada di ferro e una spada cerimoniale di giada, quindi questo era probabilmente il luogo di riposo finale di un soldato o guerriero. Il vaso, tuttavia, è in qualche modo incongruo con il resto delle scoperte. È l'unico vaso di bronzo mai trovato in questa parte della Cina e quindi ciò, unito al fatto che contiene un liquido non identificabile, ha eccitato molto gli archeologi. Il fluido, di cui c'erano circa 3000 ml, è stato descritto come giallo-marrone e contenente impurità. Potrebbe essere qualsiasi cosa, dal vino antico all'elisir di lunga vita cinese, da lungo tempo cercato e leggendario. Per oggi è tutto. Qual è stato il vostro momento preferito? Commentate! Mettete mi piace, condividete e iscrivetevi. A presto!